Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Gesù, ti amo con la tua volontà, vieni divina volontà a pregare in me e poi offri questa preghiera a te come mia per soddisfare alle preghiere di tutti e per dare al Padre la gloria che dovrebbero dargli tutte le creature. Mia divina Maria, ti amo nella divina volontà. Regina Immacolata, Celeste Madre mia, vengo sulle tue ginocchia materne per abbandonarmi nelle tue braccia, per chiederti quei sospiri più ardenti che mi ammetta a vivere nel regno della divina volontà. Mamma Santa, tu che sei la regina di questo regno, ammettimi a vivere in esso affinché non sia più deserto, ma popolato dai figli tuoi. Perciò, sovrana regina, a te mi affido affinché guidi i miei passi nel regno del volere divino e stretto alla tua mano materna guiderai tutto l'essere mio, perché faccia vita perenne nella divina volontà. Tu mi farai da mamma e come a mamma mia ti faccio la consegna della mia volontà affinché me la scambi con la divina volontà e così possa restare sicuro di non uscire dal regno suo. Perciò ti prego che mi illumini attraverso questa meditazione per farmi comprendere sempre più e sempre meglio che cosa significa volontà di Dio e come vivere in essa. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Dal Libro di Cielo, volume 6, 24 novembre 1903, settimo capitolo. Continuando il mio solito stato, quando appena ho visto il benedetto Gesù nel mio interno, è come se volesse seguitare a togliermi i dubbi, mi ha detto: Figlia, io sono la verità stessa e mai può uscire da me la falsità, al più qualche cosa che l'uomo non comprende. E questo lo faccio per far vedere che se non si comprende bene la parola, come si può comprendere in tutto il creatore. Ma però l'anima deve corrispondere col mettere in pratica la mia parola, perché ogni parola sono tanti anelli di grazia che escono da me, facendo noi dono alla creatura, e se lei corrisponde, questi anelli li incatena agli altri già acquistati, se poi no, li rimanda indietro al suo creatore. Non solo questo, ma allora io parlo quando vedo la capacità della creatura che può ricevere quel dono e corrispondendomi non solo acquista tanti anelli di grazia, ma acquista pure tanti anelli di sapienza divina. Perché
e se li vedo incatenati con la corrispondenza, mi dispone a darle altri doni. Se poi vedo i miei doni rimandati indietro, mi ritiro facendo silenzio. 3 dicembre 1903, capitolo 8. Continuando il mio solito stato, per poco è venuto il mio benedetto Gesù dicendomi: figlia mia, qualunque azione umana che non ha nessun nesso con la volontà divina mette fuori il Dio dalla sua propria creazione. Anche lo stesso patire, per quanto santo, nobile e prezioso fosse ai miei occhi, eppure se non è parto della mia volontà, anziché piacermi, mi indegna e mi è disgustoso. Oh potenza della volontà divina, quanto sei santa, adorabile e amabile. Con te siamo tutto, ancorché niente facessimo, perché la tua volontà è feconda e tutti i beni ci partorisce. E senza di te siamo niente, ancorché tutto facessimo, perché la volontà umana è sterile e sterilisce ogni cosa. Capitolo 9, 5 dicembre 1903. Non avendo potuto ricevere la comunione questa mattina, me ne stavo tutta afflitta ma rassegnata, e pensavo tra me che se non fosse stato che mi trovavo in questa posizione di stare in letto e di essere vittima, certamente l'avrei potuto ricevere, e dicevo al Signore: vedi, lo stato di vittima mi sottopone al sacrificio di privarmi di ricevere te in sacramento. Almeno accetta il sacrificio di privarmi di te per contentare te, come un atto più intenso d'amore per te, che almeno il pensare che la tua stessa privazione attesta di più il mio amore per te raddolcisce l'amarezza della tua privazione. E mentre ciò dicevo mi scendevano le lacrime dagli occhi. Ma oh bontà del mio Gesù, non appena mi sono assopita, senza farmi tanto aspettare a cercare secondo il solito, è venuto subito e mettendomi le mani al volto tutta mi carezzava e mi diceva: figlia mia, povera figlia, coraggio, la mia privazione eccita maggiormente il desiderio, ed in questo desiderio eccitato l'anima respira Dio, e Dio sentendosi più acceso da questo eccitamento dell'anima respira l'anima, ed in questo respirarsi a vicenda Dio e l'anima si accende maggiormente la sete dell'amore, ed essendo l'amore fuoco vi forma il purgatorio dell'anima, e questo purgatorio d'amore le serve non d'una sola comunione al giorno come permette la Chiesa, ma d'una continua comunione, per quanto è continuo il respiro, ma tutte comunioni di purissimo amore, solo di spirito e non di corpo. Ed essendo lo spirito più perfetto, ne avviene che l'amore è più intenso. Così ripago io non chi non vuole ricevermi, ma chi non può ricevermi, privandosi di me per contentare me. Sono altamente profondi e altamente istruttivi questi capitoli di oggi. Questa è un'introduzione retorica, diciamo, ad ogni meditazione. E il primo capitoletto, andiamo subito nel merito, parla dell'importanza dell'ascolto della parola di Gesù. Numero uno, noi sappiamo che la parola di Gesù e la possiamo ascoltare, la possiamo ricevere, è come dire in diretta, che c'è sempre una mediazione, perché comunque la parola di Dio c'è sempre donata dalla Chiesa, se non altro anche nel senso che il canone dei libri ispirati, compresi i quattro evangelisti, sono stati definiti come tali dalla Chiesa. C'è una definizione dogmatica che nel Concilio di Trento che parla proprio dei canoni dei libri ispirati, ma comunque la formazione del canone, ovviamente la meditazione non è una sede adatta ad approfondire questo discorso, si è formato nella Chiesa. Il cosiddetto canone muratoriano molto antico viene dalla tradizione liturgica della Chiesa, no? Quindi c'è sempre una mediazione della Chiesa. Questo come piccola parentesi introduttoria, per cui chi vede sempre queste Bibbie in mano, un tempo erano i fratelli delle riforme protestanti, adesso sono altre sette, insomma, che non sono neanche cristiane, insomma, che stanno sempre con la Bibbia in mano. Non bisogna mai dimenticare che noi la Bibbia in mano ce l'abbiamo perché ce l'ha data la Chiesa da un punto di vista oggettivo, per cui non è mai possibile prenderla e strumentalizzarla e leggerla come se la Chiesa non esistesse.
chiusa parentesi. In ogni caso, come anche il Papa Francesco tante volte ha raccomandato, c'è una lettura personale importantissima del Vangelo, e deve essere sempre, come dire, la prima fonte a cui attingere la vita interiore, la parola di Gesù. Dice: ma qualche volta io non comprendo, ecco, ci spiega qualche cosa che l'uomo non comprende, lo faccio per vedere che se non si comprende bene la parola, come si può comprendere in tutto il creatore? Noi dobbiamo anche pensare che la non comprensione da parte nostra è qualche volta voluta da Dio, perché ci umiliamo, perché ci rendiamo conto, cioè, anche dello scarto, della differenza che c'è tra noi e Dio. E io Dio non lo comprendo sempre, anzi lo comprendo poco, e ringraziamo Dio che quel poco che comprendo, almeno lo faccio mio, lo corrispondo, cosa dice Gesù? E lo metto in pratica. Questo lo dice anche nel Vangelo: chi ascolta la mia parola e la mette in pratica è simile a un uomo saggio che costruisce la casa sulla roccia, no? Qui dice: l'anima deve corrispondere col mettere in pratica la mia parola, metterla in pratica. Cioè, nel Vangelo ci sono tante cose da mettere in pratica, no? È vero che ci sono anche delle parti del Vangelo, per esempio quelle che riguardano i cosiddetti consigli evangelici, che non tutti possono mettere in pratica alla legge, alla lettera. Questo in alcuni passi addirittura Gesù stesso che lo fa presente, no? Per esempio quando parla del celibato volontario, della continenza volontaria nel Vangelo di San Matteo, quando San Pietro gli dice: ma dopo che aveva spiegato che non si può divorziare, insomma, ma se questa è la condizione dell'uomo dinanzi alla donna, non conviene sposarsi, lui stesso dice: non tutti possono comprenderlo, ma solo coloro ai quali è concesso. Cioè, nel senso che il dono del celibato, della verginità, come cosa più bella e più grande, non è donato dal Signore a tutti, e quindi quando non è donato non viene sempre compreso, d'accordo? Però questo è un piccolo aspetto del Vangelo, ma la stragrande maggioranza del Vangelo è offerto a tutti per essere messo in pratica, no? Pensiamo solo che cosa significherebbe meditare con attenzione la Magna Carta del Vangelo, insomma, del cristiano, così come è stato definito il famoso discorso della montagna, cioè i capitoli 5, 6 e 7 di San Matteo, che poi c'è nel parallelo molto bello nel capitolo 6 di San Luca. Se uno prendesse questi quattro capitoli del Vangelo, li meditasse tutti i giorni, li mettesse in pratica la lettera, già avrebbe fatto molto più della metà del suo cammino di santificazione, no? E qui Gesù riprende, con altre parole, anche un'altra massima nel Vangelo, no? Quando dice: a chi ha sarà dato e sarà nell'abbondanza, a chi non ha sarà anche tolto quello che ha. Qui lo spiega: se l'anima corrisponde, ogni parola sono anelli di grazia, e se corrisponde questi anelli incatena gli altri già acquistati. Quindi c'è un continuo aumento di grazia, appunto, a chi ha sarà dato, che dipende dal fatto che Dio ti dà una cosa, tu ne fai tesoro, quindi la accogli, la custodisci, la mediti, la traffichi, la metti in pratica, e te ne dà un'altra. Se invece, come dice, se li vedo incatenati con la corrispondenza, mi dispongo a darle altri doni, ma se li vedo questi miei doni rimandati all'indietro, mi ritiro e faccio silenzio. A chi non ha, sarà tolto anche quello che ha. Dice sempre la stessa sapienza incarnata nel Vangelo. Ecco. Quindi la parola di Gesù deve essere da noi, insomma, tesaurizzata, valorizzata in tutto e per tutto, ecco, nella sua fonte diretta che è il Vangelo, o chiamiamola diretta anche se nel senso che abbiamo visto prima, oppure mediata, quindi attraverso la predicazione autentica della Chiesa, attraverso i buoni maestri di spirito, attraverso il catechismo della Chiesa Cattolica, eccetera. Oh, adesso poi nel secondo e nel terzo capitoletto Gesù vola un pochino alto, e nel secondo capitoletto, brevissimo, questa è la caratteristica dei primi volumi, è sempre così, no? Ormai ci avremmo fatto caso, Gesù parla sempre a brevi aforismi, non fa i lunghi discorsi che chi è pratico con gli scritti di Luisa cominciano dal capitolo 10 in poi, no? Infatti ne facciamo 3 al giorno, perché insomma 3 capitoletti non fanno neanche un capitolo di quando poi Gesù articola maggiormente le spiegazioni
approfondite sul mondo e sul regno della divina volontà, no? Quindi questo è proprio, però dentro questa essenzialità, e anche questo chi è stato costante, insomma chi è costante nel meditarli lo coglie, che con due parole Gesù ogni tanto spara, insomma, come solito suo, delle verità importantissime per la nostra vita, no? Allora, qui dice: qualunque azione umana che non ha nessun nesso con la volontà di Dio, dice Gesù, anche lo stesso patire, cioè dice, ma come, ho fatto digiuno, ho fatto la penitenza, dice, ma se non è parte della mia volontà, anziché piacermi, mi indegna, che probabilmente si può traslare con mi indigna, e mi è disgustoso, non lo vuole. E questo non ci deve far prendere chiaramente adesso l'angoscia, insomma, o il patema, no? Cioè di stare sempre angosciati a pensare faccio o non lo faccio, di volontà divina o volontà divina, no? Si deve cogliere chiaramente l'essenza, no? La sostanza. È chiaro che ordinariamente se noi offriamo a Dio un sacrificio, la Madonna l'ha chiesto tante volte, insomma, offrite a Dio preghiere, sacrifici per la conversione dei peccatori, è evidente che ordinariamente Dio li accetta, quindi possiamo dire in linea generale che è ordinariamente conforme alla volontà di Dio, quindi è lui gradito che un suo figlio, un suo fedele gli offrono la penitenza, un sacrificio, no? Ora immaginiamo che, non lo so, una persona ci abbia il confessore o ci abbia un direttore di spirito, ma lui questo capisce che o per provarlo, per mortificarlo, oppure perché magari vede che sì, ci sono molti atti volontari, però poi l'anima, insomma, è molto molto troppo difettosa su tante altre cose, magari uno dice non fare questo digiuno, fai quest'altra cosa, e questo non lo fa, ecco, diventa poi una cosa che certamente esce dalla volontà di Dio, quindi disgustata, no? Così è interessante quello che Luisa dice: con te siamo tutto ancorché niente facessimo, e senza di te siamo niente ancorché tutto facessimo. Credo di averlo già nominato altre, o citato altre volte, no? Che poi tra l'altro questa citazione ci raccorda con l'ultima parte, col terzo capitoletto, dove proprio in concreto Luisa lamentava il fatto di non poter fare la comunione a causa delle sue condizioni di infermità, no? Questo mi è rimasto molto impresso, lo lessi tanti anni fa nella pratica di amare Gesù Cristo di Sant'Alfonso. Sant'Alfonso ovviamente non ha letto queste cose, quindi, però diciamo che tra i santi e i dottori è stato uno di quelli che, almeno a mia conoscenza, maggiormente approfondito proprio, questo è una costante di tutti i santi, no? Ma lui l'ha anche, come dire, formalizzato e scritto in tante sue opere, quindi l'importanza, cioè l'essenza della santità come perfetta uniformazione alla volontà di Dio, che sappiamo benissimo che è la piattaforma imprescindibile, essenziale, ecco, per andare oltre, ma per cui bisogna passarci, d'accordo? Assolutamente. E Sant'Alfonso diceva, faccio proprio un esempio, no? Diceva: supponiamo una persona che sia devota, vada a messa tutti i giorni, faccia tante opere di carità, di elemosina, capito? Uno che Papa Francesco gli farebbe un monumento, cioè sia proprio impegnato dalla mattina alla sera a farne tutti i colori, a dare da mangiare ai poveri, a dare da bere agli assetati, a accogliere la gente dentro casa, a fare tutto quello che noi vogliamo, d'accordo? A lavorare alla Caritas, che ne so, a fare il volontariato, tutto quello che ti pare. Quindi una persona iperattiva nel bene, e non solo iperattiva nel bene, anche iperattiva nella preghiera, iperattiva nei sacramenti, quindi una persona proprio bella. Benissimo, un bel giorno nostro Signore decide: tumore, letto, fine dell'attività, grazie, adesso ti chiedo un'altra cosa, ti chiedo l'apostolato della sofferenza. È stata forza per essere semplice. Immaginiamo questo che cosa fa? Se è un'anima ancora molto imperfetta, comincia a smaniare, comincia a dire: ah, non posso andare a messa, ah, non posso dire preghiere,
Ah, c'ho i miei poveretti che mi stanno aspettando, c'ho il malato X che deve essere visitato, c'ho il carcerato che ci avevo installato un discorso e gli avevo promesso che gli portavo il cappellano a confessare. Tutte cose bellissime, d'accordo? Tutte cose santissime. Però il discorso è molto semplice. Dice Sant'Alfonso, dice questo: perde la pace, perde la serenità, perde la gioia e perde i meriti. Perché fino a ieri la volontà di Dio voleva che tu andassi a messa tutti i giorni, che facessi 18 rosari, che andassi dai carcerati, dai malati, dai poveri, alla Caritas, ai centri di assistenza per i disabili, tutto quello che ti pare. Oggi ha detto: bene, basta. Adesso a completamento della tua corona, prima che muori, mi serve che ti passi per questa croce. Quindi non ti preoccupare, se può andare a messa, bene, non se può andare a messa, pazienza, puoi fare la comunione, bene, non puoi fare come pazienza. Cioè, questo è un concetto fondamentalissimo, nel senso che tutto quanto, cioè, Dio vuole che tu ti metti a letto senza fare niente, ma tu non stai a fare niente nel letto. Tu stai nel letto condividendo la passione di Gesù, le sue sofferenze partecipate in questo modo, dice: ah, ma io poi reco disturbo al prossimo, perché non sono autonomo, non sono indipendente. Mi devono portare da mangiare, mi devono portare da bere, mi devono pulire. Non sono neanche autonomo nell'espletare le funzioni fisiologiche, quindi mortificazioni, mi devono fare tutte queste cose qua. Beh, che fantastico questo qui, no? Fantastico. Dai fastidio al prossimo, mica dai fastidio al prossimo, attenzione, questo è un criterio che poi Gesù dà. Tu mica vuoi dare fastidio al prossimo. Tu sei stato messo in croce. Per cui se il prossimo ti aiuta, e se no, scusa, adesso bisognerebbe fare degli esempi, immaginiamo una persona che non sia autonomo nel gestire certe cose, e offrire la mortificazione che te ne stai in un mare di guai. Questo, lo dico per me in primis, cioè può sembrare a volte che uno parla facendo il maestro, ma assolutamente, insomma, io sono il primo discepolo di tutte quante queste cose. Questo non ci entra dentro la nostra zucca malata, cioè. Tu una cosa anche assolutamente indifferente, se Dio vuole che tu la faccia e la fai, la rendi felice al Padre Eterno. D'accordo? Ma se una cosa anche la più santa, Dio non vuole che, non la vuole in questo momento da te, non la devi fare. E non devi smaniare. Ecco perché una componente, diciamo così, assolutamente fondamentale dell'imparare anzitutto a fare la divina volontà prima di viverla, è questo fatto dell'abbandono, cioè noi riceviamo la nostra giornata, le nostre cose, dalle mani di Dio. Cioè, è chiaro che io lo so che se sto bene di salute, se questi sono i miei doveri, questi sono i miei impegni di preghiera, il mio piano di vita, tutto quello che uno vuole, ma anche dentro questo orizzonte, dobbiamo avere sempre quella flessibilità che consenta a Dio, quando stiamo scrivendo qualche strafalcione, cioè qualche cosa fatto di testa nostra, di prendere la nostra manina e di correggere, dice, addrizza, scrivi meglio sta lettera, ecco, stai anche scrivendo storto, mettiti in orizzontale. Questo dobbiamo averlo. Dobbiamo chiedere allo Spirito Santo che su questo sia fecondo, perché ci sono una montagna di tantissime piccole cose quotidiane. Io lo vedo in me e fuori di me quando sto a contatto con le persone. Non ce ne accorgiamo, ma ci lasciamo scorrere davanti agli occhi veramente infinite occasioni di piccola santificazione, che rimangono attaccate lì. E rimaniamo in balia per questo della nostra volontà umana, come dice Gesù, che è sterile, sterilisce ogni cosa, brutta. Questa è una frase da ricordare. Con te siamo tutto. E senza di te siamo niente ancorché tutto facessimo, cioè noi non siamo la religione del fare, noi siamo la religione dell'essere. Ricordo il cardinal Petrocchi quando faceva le sue splendide lezioni a noi giovani preti, ci diceva: c'era la tentazione, questo suo neologismo trae origine dal verbo greco poieo, che significa fare. Dice: oggi non c'è la tentazione poetica, c'è la tentazione poietica, cioè di fare, di fare, di fare, di fare, di fare. Diceva sempre: lo ringrazio per questo, no? L'importanza della vita interiore e l'importanza della formazione continua dei seminaristi, dei preti e dei fedeli. D'accordo? Che devi fare? Tu prima devi essere, poi devi fare. D'accordo?
Questo oggi bisogna fare molta attenzione, d'accordo? Molta attenzione. Perché anche nella Divina Volontà non ci viene insegnato il valore del fare. Per carità, le opere bisogna farle, se cerchi di capire bene, ma bisogna farle bene. Anche questo Sant'Alfonso era molto chiaro, non basta fare il bene, ma bisogna farlo bene. Cioè per chi e perché? Perché Dio lo vuole e per amore suo, allora va bene. Ma perché Dio lo vuole? Perché non è detto che da te voglia che tu, non lo so, ti prendi a cura dell'infermo. Può darsi che da te vuole che dici un rosario giù un giorno al più, per te, in più, no? Non possiamo essere quindi sempre calma, cautela, pace, serenità, attenzione e discernimento in tante cose, no? E veniamo così all'esempio di Luisa, che riprende un pochino della Santa Comunione, riprende e sviluppa quanto già introdotto dal Signore, no? Allora, cioè, la comunione sacramentale, anche la comunione sacramentale, che in un certo senso, come dire, moderato, è fine, d'accordo? Perché mentre i sacramenti sono tutti quanti i mezzi di santificazione, la comunione, contenendo lo stesso autore della santità, il nostro Dio, d'accordo? La nostra anima è stata fatta per essere fusa e unita con Dio. Non è soltanto il mezzo più efficace perché diventiamo santi, perché si diventa santi facendo la comunione. Come stiamo sentendo, queste meditazioni stanno cadendo in un contesto liturgico ecclesiale. Domenica scorsa iniziava il discorso del pane vivo disceso dal cielo, questo ci porterà, andrà avanti per 4 domeniche, compresa la conclusione. Gesù dice proprio chiaramente: se non mangiate la mia carne e non bevete il mio sangue, non avrete in voi la vita. Quindi postula, come dire, un'affermazione di necessità proprio per la costruzione sintattica, no? Cioè, proprio questa è una cosa necessaria, non è un optional. Se non mangiate la mia carne, non bevete il mio sangue, non avrete in voi la vita. Non ci sta, perché la vita ve la do io. Attenzione però, quindi è uno strumento ed è in un certo senso anche fine, perché nella comunione io, nella fede, ho il momento della massima unione possibile su questa terra, ordinariamente, che possa avere con Gesù. Quindi magari, cosa che purtroppo non è, i cattolici che si fanno la comunione la domenica o anche spesso avessero tutto questo grande desiderio e non volessero, perché molte volte purtroppo c'è il pericolo dell'abitudinarietà, della superficialità, a volte della grossolanità con cui si accosta la Santa Comunione, per cui se va da tutto quanto per scontato. Comunque, magari facciamo finta che abbiamo proprio uno che vede l'ora, d'accordo, com'era, quindi che sta messo in buone condizioni. Ora, l'Eucaristia è fine, ma non è il fine assoluto, d'accordo? Perché il fine assoluto è che andiamo in paradiso, d'accordo? È che ce lo godiamo faccia a faccia a Gesù, no? Quindi, ed è anche uno strumento di santificazione. Ora, e se Gesù dice oggi niente comunione? Cioè, se proprio, perché può succedere che capiti un giorno che è proprio impossibile, anche per chi per esempio è devoto e attento alla messa quotidiana, e la comunione quotidiana, può succedere una circostanza, è chiaro che questo certamente Gesù apprezza chi cerca di non farla succedere questa circostanza, no? Che è proprio impossibile. Succede, insomma, io ho avuto modo di constatarlo in qualche circostanza, no? Ecco, potrebbe succedere anche a un prete. A me, grazie a Dio, è successo mai, ho fatto sempre, come dire, di tutto e di più, ma potrebbe succedere, d'accordo? Può succedere. Se mi dovessi, Dio non voglia, venire in incidente e mi ricovero in ospedale, è chiaro che forse per 2 o 3 giorni la messa non potrò celebrare, no? Per dire, soffrirò enormemente. Ecco, dove succede una cosa, che dobbiamo fare, come è successo a Luisa? Allora, fai la ginnastica del desiderio, e questo ci ricorda anche l'importanza, per esempio, della comunione spirituale, no? Cioè anche delle disposizioni, perché se tu fai fare una comunione senza un grande desiderio di Gesù, senza una tensione profonda, quella comunione non produce quasi nessun effetto. Cioè, certamente è sempre valida e ordinariamente efficace, ma l'efficacia è scarsa. Invece una comunione spirituale fatta con tutto il cuore, quanti effetti produce? Tantissimi, forse anche, questo non lo dico, lo dico in mezzo di spirito,
forse anche superiore ad una comunione sacramentale in alcune circostanze. Se questi concetti, per esempio, che sono concetti non di Luisa, questi sono insegnamenti tradizionalissimi della Chiesa, la comunione spirituale l'hanno insegnata i santi dal 1600 in poi, con tutte le salse, tutte le forme possibili. Per esempio, tra l'altro anche da un punto di vista pastorale, molti problemi si risolverebbero, no? D'accordo? Molti problemi. Perché chi non sta in condizioni, per qualunque motivo, contingente o di stato di vita, di potersi accostare alla comunione, siccome il giudice ultimo, tra l'altro, della nostra coscienza è sempre l'Altissimo, va bene, dico io per sicurezza e per prudenza non mi accosto alla comunione se non sono sicuro, ma faccio una bella comunione spirituale. E tu pensi che Gesù, che vede tutto quanto il desiderio, ti lascia lì impalato, non ci viene? ma che razza? Qui torna poi in ballo quello che insegnava San Tommaso, e non dobbiamo mai dimenticarlo. Quanto sono importanti i sacramenti? I sacramenti per la nostra santificazione non sono importanti, sono importantissimi. Di più, il disprezzo che c'è oggi di tutti i sacramenti è un problema grosso che c'è nella vita, purtroppo, del popolo di Dio. Battesimi fatti molto tardi, o non fatti per niente, alcuni da fare agli adulti, confessioni grossolane fatte malamente, tanto che diventano tutta una chiacchierata, messe trascurate, comunioni trascurate, matrimoni non celebrati, convivenze, quindi la situazione è drammatica sui sacramenti oggi, no? E questo è male, perché i sacramenti sono importantissimi e sono il mezzo ordinario della nostra santità. Qui però non stiamo parlando di un'anima che disprezza i sacramenti, qui stiamo parlando di un'anima che vive dei sacramenti, no? Ecco, un'anima che vive dei sacramenti e che per questo dà grande gloria a Dio, però deve ricordare, come diceva San Tommaso, che Gesù si serve dei sacramenti, ma non è asservito ai sacramenti. Cioè non è che Gesù, per donarti la comunione intima con te, per forza deve usare la comunione sacramentale, può farlo diversamente, d'accordo? Cioè, allora, che cosa è meglio, fare la comunione sacramentale oppure che appare a Luisa e gli dice queste parole? Vediamo un attimo, preferisci fare la comunione o che Gesù ti appare e ti parla? Tanto per farsi un esempio, no? È chiaro, no? Quindi, e questo discorso va sempre compreso dentro la divina volontà. Quello che dice, e soprattutto dice, io ci voglio andare a messa, sì, io vorrei fare la comunione, sì, è impossibile, basta, t'arrendi, m'arrendo. Perché non c'è la tua volontà, è diverso, e tu dici potrei andare a messa, potrei fare, non ci vado perché voglio fare altro. È tutta un'altra cosa questa qui, d'accordo? Tutta un'altra cosa. Così ripago io, non chi non vuole ricevermi, dice Gesù, ma chi non può ricevermi. Pensate alle applicazioni morali di questo principio. La pillola contraccettiva si può prendere? No. Ma se una persona ha una malattia, questo si sa immorale, una donna ha una malattia per la quale la pillola anticoncezionale è usata come farmaco, si può prendere? Sì, sì, perché io non lo sto prendendo volendo chiudermi alla vita, ma lo sto prendendo perché devo risolvere questo problema. Quindi se avessi un rapporto con mio marito in questa condizione, sarebbe come se avessi un rapporto con mio marito se avessi, come dire, cessato l'età fertile, quindi lo posso lecitamente avere. Perché non sto volendo la contraccezione. Spero che sia, cioè, perché tutto quanto il principio, questo è un principio fondamentalissimo, Tommaso lo conosceva benissimo, il principio del peccato e anche del valore dei nostri occhi sta nella nostra volontà, in quello che tu vuoi, in quello che tu persegui. Allora, se ti metti nell'impossibilità di conseguire un bene anche sommo, partecipare alla messa e alla comunione è tra le cose più importanti e più grandi che si possa fare in questo mondo, se non la più grande, adesso non voglio insomma sostituirmi all'Altissimo, ma se Dio dice oggi no, certo, desiderio, comunione spirituale, vieni Gesù nel mio cuore, tutto quello che ti pare, e ci verrà 100 volte di più unitamente al valore e al sacrificio, perché può darsi che voglia fare questa cosa semplicemente per essere desiderato. Non ci abbiamo mai pensato. Quanta gente disprezza la comunione e la messa? Non potrebbe nostro Signore chiedere a un'anima devota? Bene, oggi ti chiedo di privarti di questo per riparare, e tu fai una bella ginnastica del desiderio per ripararmi di una montagna di gente che se ne proprio infischia della grandezza del dono che gli ho fatto? Non potrebbe essere questo? Quindi quando succede una cosa, noi dobbiamo stare attenti se vogliamo fare la
l'idea di no, se non stiamo facendo la nostra volontà nelle cose sante. Ecco cosa vuol dire fare la nostra volontà nelle cose sante. Io spero che lo Spirito Santo aiuti me, perché io sono il primo, insomma, ad avere bisogno, insomma, di queste cose, tutti quanti, a discernere, a renderci conto di queste cose, perché sono molto più importanti di quanto noi pensiamo, almeno a mio modestissimo avviso. O Santa Vergine Divina Maria, donaci la grazia di poter avere questo grande discernimento interiore, questa sapienza. Ecco. Qui noi siamo in lotta purtroppo continua, quotidiana e perpetua, con la nostra volontà che ci vince, ci condiziona, ci orienta, ci prevale purtroppo anche quando non ce ne accorgiamo. Ed è per questo che la vita nella Divina Volontà è così tanto interiore, perché noi dobbiamo spesso tornare sui nostri atti a vedere che cosa stai combinando, cosa stai facendo. Ecco, abbi misericordia della nostra condizione e anche delle difficoltà che si incontrano in questo cammino bellissimo ma anche impegnativo, ecco, semplicissimo, ecco, ma non facilissimo, ecco, perché purtroppo con la nostra volontà noi ci conviviamo, ce l'abbiamo dentro di noi, si muove, si orienta, parte in automatico, insomma, quindi è un ciclone in continuo movimento e, ecco, e non è per noi facile e agevole. Questo ci fa comprendere ancora di più, insomma, l'eroicità del tuo sacrificio, che non hai mai dato vita ad un atto di volontà tua, insomma, anzi, io penso che non credo che riusciamo a comprenderne la grandezza. Ecco, però su questo veramente abbiamo bisogno della tua intercessione e del tuo aiuto, perché le migliori disposizioni non bastano. Ci vuole tanto aiuto del cielo perché questo, che è quello che Dio vuole da noi, possa diventare vita, carne e realtà nella nostra vita. Nella Divina Volontà, nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, amen. Ti benedico per liberarti, ti benedico per difendere, ti benedico per perdonarti, ti benedico per liberarti da ogni male, ti benedico per consolarti, ti benedico per farti santo, ti benedico dunque nella Divina Volontà, nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, amen. Fiat, Ave, Maria.